Buonasera mister, allora io partirei proprio da questo risultato, da questa vittoria, la vittoria del coraggio, la vittoria della sofferenza, squadra che oggi ha dimostrato di avere soprattutto un grande carattere. Sì, noi dobbiamo crescere tutti i punti di vista. Abbiamo fatto vedere dei problemini nella prima partita, nelle prime uscite, che erano quelli appunto di compattezza, e quindi dobbiamo cercare di trovare un giusto equilibrio, che chiaramente per quanto mi riguarda non dovrà essere quello di oggi, a prescindere, perché comunque sia, noi abbiamo bisogno di andare in avanti, di provare a giocare, di fare altre cose. Però spesso nel calcio bisogna fare quello che serve. Oggi serviva una partita di carattere, di grande voglia di soffrire, i ragazzi l'hanno messa tutta e poi alla fine la loro grinta, la loro voglia è stata premiata appunto con il gol nel finale. Vittoria importante perché è arrivata anche in condizioni di oggettiva difficoltà per gli infortuni che ci sono stati. A proposito, quali sono le prime notizie su Tumminelli? Beh, non sono buone, adesso i prossimi giorni serviranno appunto a valutare l'entità. È un problemino al ginocchio, insomma, purtroppo si prospetta uno stop medio-lungo. E per Ugo Campagnaro un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni, speriamo si sia fermato in tempo. E Palmiero? Per me era un contrasto anche lui sul ginocchio, insomma, ovviamente a caldo aveva male, vediamo nei prossimi giorni, speriamo non sia niente di grave. Scelte iniziali, questa sorpresa di Vitturini, anche se ieri avevi fatto capire in conferenza stampa che probabilmente ci sarebbe potuto essere anche spazio per questo ragazzo di cui si parla poco forse. Vitturini è a pari degli altri, noi li valutiamo in settimana, poteva giocare Zappa che merita ugualmente la possibilità, Ciofani per lo stesso motivo, sono tanti ragazzi che si allenano, Cisco, Busellato, sono ragazzi che si allenano duramente in settimana e quelli che vedete la domenica stanno bene perché in settimana gli altri ragazzi li fanno allenare alla grande, per cui tutto quello che vedete non si ferma ai 13-14 della domenica, del sabato, ma si deve ingrandire ai 24-25 della rosa. Dopo l'infortunio di Tumminello, in campo Maniero e non Brunori, perché? Sono due giocatori che meritano, sia Maniero che Brunori. Settimana scorsa è entrato Brunori, è una scelta dettata anche dal momento, volevo giocarmi la carta Maniero da ex, ovviamente un po' di spirito di rivalsa, quindi oggi Maniero ha fatto bene la sua parte, così come gli altri. Per chiudere, Luciano, prossimo turno, big match, classifica la mano, la prima la Virtus Entella contro il Pescara che ha conquistato 2 vittorie su 3. Ma non abbiamo paura di nessuno, noi vogliamo crescere, vogliamo continuare questo percorso che abbiamo appena iniziato. Non dobbiamo assolutamente essere presuntuosi, non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo avere l'ambizione giusta di una squadra che è giovane, una squadra nuova, che sta cercando anche il suo equilibrio, quindi aspettiamo l'Entella con piacere perché gli vanno fatti assolutamente i complimenti per questo inizio molto molto forte. Ottimissima Drudi e Castanos, impatto buonissimo in gara. Castanos ha dato anche il pallone a Galano. Lo dicevo prima, i ragazzi hanno grande qualità, si fa veramente fatica a sceglierne 11 perché ho la fortuna di avere tanti ragazzi bravi, quindi cerco di scegliere quelli che secondo me per quella partita possono dare una mano, e si è visto che poi sia in quella precedente che oggi chi entra fa la differenza, quindi complimenti a chi è entrato.